L'ultima sala di strozzi è dedicata alla vecchiaia di Donatello, in particolare agli ultimi 5 anni, 1461-66, quando Donatello rientra da Siena un po' clandestinamente, abbandona i Senesi in Asso e ritorna sostanzialmente tra le braccia dei Medici, che sono stati negli ultimi decenni tra i suoi maggiori committenti, ora diventano quelli definitivi. Per loro lavora due cantieri sommamente importanti per la storia del Rinascimento italiano, quello della casa di Palazzo Medici, poi Riccardi in Via Larga, oggi Via Cavour, e quello della Basilica di San Lorenzo, che pur essendo un'antica parrocchia fiorentina, addirittura in antico la più importante di tutte, è diventata nel frattempo, sta diventando grazie a Donatello e a Cosimo, un mausoleo dinastico, destinato, come sappiamo col senno di poi, naturalmente ad accogliere le tombe dei Medici fino all'età del Principato, cioè del Granducato, fino al Settecento e addirittura oltre con i Lorena. Bene, in questi due luoghi Donatello scatena davvero la sua inventiva come non mai. È regista in palazzo di allestimenti in marmo, in pietra, in granito, in porfido e soprattutto in bronzo, con la Giuditta nel giardino che trionfa nel punto principale, esattamente come il David qualche anno prima nel cortile. Quindi il David richiama la Giuditta e i Medici, grazie a Donatello, raddoppiano i simboli della Florentina Libertas, il primo ereditato dallo Stato, il secondo inventato da loro. La Giuditta è praticamente l'unica manifestazione nella storia dell'arte europea di un allestimento monumentale per questa eroina della Bibbia. E dalla parte invece della Basilica, Donatello realizza soprattutto i pergami, che sono destinati ad affiancare la tomba di Cosimo in un trionfo che fa diventare la Basilica stessa il mausoleo del fondatore. Naturalmente tutto ciò non si può rappresentare in una mostra per quanto ambiziosa come questa, e quindi abbiamo altri bronzi di quegli stessi anni, che sono importanti anche per questa ragione. Donatello è affiancato nella sua vecchiaia da vari collaboratori. Per i bronzi ha in particolare il fedele Bartolomeo Bellano, che giunge da Padova, e l'ancor più fedele forse e fanatico Bertoldo Di Giovanni, che erediterà la sua bottega in qualche modo e sarà il custode delle antichità in casa Medici fino alla fine del 400, quasi fino ai primi anni 90, quando muore, essendo stato nel frattempo maestro di Michelangelo, e quindi l'anello di congiunzione tra Donatello e Michelangelo. Allora, in questa sala noi abbiamo 6 bronzi che servono a contrastare Donatello, rappresentato da 3 pezzi, da una parte con le sue fonti antiche. Questa è l'unica sala che accoglie un pezzo classico, cioè la testa del giardino di casa Medici, da cui Donatello estrae l'ispirazione per la testa colossale del monumento equestre di Re Alfonso a Napoli. Abbiamo 2 teste umane, cioè Donatello con Bertoldo attraverso il celebre busto platonico, e poi 2 rilievi, 2 calvari, uno di Donatello e dei suoi e l'altro è di Bertoldo, proprio per mostrare il cambiamento d'epoca nonostante la fedeltà di Bertoldo a Donatello, perché Bertoldo non riesce a raggiungere le vette di Donatello e trasforma l'antiquarismo di Donatello in qualcosa di lirico, mentre Donatello si era elevato al di sopra dell'antichità con la sua originalità estrema.